Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Abandon Ship. Allora, eravamo qua in corso di liberare la zona. Diciamo che andiamo a concludere il nostro lavoro andando a picchiare gli ultimi pirati che sono là sopra. Sembra che non sia possibile per noi aggredire degli altri forti, quindi dobbiamo solo eliminare quello e poi dopo occuparci dell'ultimo, cioè il boss finale. E speriamo che non sia troppo complicata la situazione. Ok. E vediamo poi dopo che cosa ne otterremo da tutto questo. Teoricamente dovrebbero farci un autosconto, mi auguro. Allora, vediamo un attimo com'è la situazione. Allora, loro sono in 5. Ci serve il blueprint? No, perché è una classe maggiore di quello del nostro vascello attuale. Allora, direi che ci conviene andare a sparare in questo modo. Non sono autocaricati, strano. Questo sì. Ok. Ma perché quello non mi ha detto... Oh, così. E... Così facciamo. E vada. E per ora teniamoci a debita distanza, perché so che non ci conviene avvicinarci troppo. Ehi, ti ho detto di colpirli. No, non ha preso il comando, probabilmente. Ok. Ok, la situazione sta migliorando. Dovremmo... Oddio, allontanati. Ok, torna là. Ops, 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 tu ripara, ripara. Ok. Dovremmo poi magari acquistare un mortaio aggiuntivo da mettere là. Anche se in questo momento non avremo nessuno che se ne occupa, ma... Ah, lui sta prendendo parecchio danno quel tizio là. E non è male come situazione. Direi che faccio sparare a tutti e due in quella zona così. Magari ci vuole. No, è andato là a curarsi. Beh, non è stupido. Oddio. Oddio. Brace, 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 brace. Ok, riparate quei cannoni perché sono messi un po' male. Ok, tu magari spara qua. Vabbè, niente, ormai è andata. Ci sta, non abbiamo preso troppo danno. È una buona situazione. Ok, 44. Soldi che è una buona cosa. Allora, andiamo a vedere se dobbiamo... sistemarci. Questo cosa vuol dire che lampeggia? Che... Ah, ci verrà a prendere. Ok. Ok, speriamo che non sia qualcosa di troppo grosso per la nostra situazione attuale. Allora, la nave sarà di sicuro di classe maggiore. Sì, no, infatti. Allora, a questo punto io direi quasi quasi di sparare là dove sappiamo che ha... dove vanno a curarsi, perché così anche se vanno a curarsi, perché sembra che vanno a curarsi quando hanno pochissima vita. Quindi se noi spariamo già direttamente là, il tizio che ha poca vita non riuscirà a recuperarne abbastanza rispetto ai danni che prende, penso, quindi... No, che però non gli abbiamo fatto nulla, forse perché non siamo abbastanza vicini. Ah! Curalo, curalo. Tu vai a riparare qua. Secondo me non siamo abbastanza vicini per fare del danno serio.
chiederei di avvicinarci un pochettino, magari. Questo non può sparare altrove, no, può sparare soltanto là. Incendio, incendio. Ok, ci siamo. Allora, loro sono messi molto peggio come livello di scafo, quindi dovremmo riuscire a reggere il discorso. No, vabbè, ma non devi riparare tutto, tanto quei cannoni non ci servono più di tanto. Vabbè, riparali, nel dubbio. Spara al tizio che magari ce lo secchiamo. È quasi morto. Ah no, ma è andata giù prima la loro nave. Ok, buono, abbiamo perso tanto scafo, ma mi auguro che ci dia un bel po' di bonus, insomma, oltre che dei soldi. Cioè era il boss dei pirati, teoricamente, questo. Spero che non è stato particolarmente... infatti. È stato particolarmente difficile, è stato solo 44 la faccia del boss. E quindi cosa ne abbiamo guadagnato? Tutti sconfitti, ma? Oh. Non lo so. Cosa ci abbiamo guadagnato? Nulla. Allora, vediamo un attimo. La bomba acida che... Ah, questa è la zona acida, sì che diciamo limita la gente dall'andarci. Il fatto è che qua, no, questa è per la gente, questa è per le vele. Water pumps ce l'abbiamo già automatizzate. Questo ce l'abbiamo. Hull armor, ok. Che potrebbe essere un'aggiunta interessante, però per 100. Section upgrade. Quanto costa la nave più potente di tutte? 2000. Diciamo che in questo momento non è così importante. Explorer non abbiamo niente da vendere. Però che cosa ne abbiamo ottenuto dall'avere i tizi là? Boh, niente. I prezzi mi sembrano sempre gli stessi. I forti sono liberi adesso. Boh. Ma non ci abbiamo detto nulla, a mio parere. Cosa lo abbiamo fatto fare allora? Non c'è, scusate, non c'è un... Tutorial log. Iron Captain. Gates, Lighthouse. Wanted, Seaforts. Active quest, cold pursuit. Boh. Non ne parla più, boh, non so. Non so cosa dire. Allora, strike the, at the cult, quindi dobbiamo andare a vedere un attimo nella nostra mappa dove dobbiamo andare, in queste zone qua, dobbiamo anche andare a picchiarli là, ok, noi dove siamo in questo momento? Dove siamo noi? Siamo questi verdi noi? Discounted ports, no. Dov'è che... Siamo in questo momento. Five Isle.
Landfall, Proitas, Founder. Dove erano le 5 isole? Teeth? Ah no, forse più in qua. No. Dove siamo finiti? Ma non lo vedo da nessuna parte. Unexplored, unexplored. Boh, andiamo in un cancello a sto punto. E vediamo la situazione. Provviste ne abbiamo abbastanza. Ah, ok. Noi siamo qua, Empire's Way. E ci permette di andare qua a Greenpool. Che però non ci sarebbe un Kaiser Greenpool. Qua abbiamo degli sconti. Andrei più che altro sotto. Andiamo a vedere cosa c'è sotto. Vorrei esplorare un po' la zona, vedere se ci sono delle novità, delle cose. Qui non abbiamo culto però. Non mi ricordo se era in tutti che non abbiamo più culto da quando c'è il Kraken. Ma no, avevamo già avuto a che fare con il culto dopo il Kraken. Devo stare più su perché ho messo questa cornicetta natalizia qua sotto. E niente, se io sto così, sono in mezzo al natalizio. Ah, sotto è questa zona nuova che non conosciamo, che possiamo andare a provare. 25 ci costa, ci sta, dai. Andiamo a vedere là sotto, esplorare, vedere un po'. Poi quando sei un po' più forte ne ho contro il culto. Non abbiamo indicatore del culto, che è una buona cosa. C'è un faro? C'è un faro, sì. C'è anche una rotta commerciale, sembra, attiva. Abbiamo dei pirati. Ci sono dei pirati. Ah, ci sono tanti pirati. Dobbiamo tirare giù un forte, tre pirati e poi il capo pirata. Ma qua c'è un porto più che altro, un modo per ripararsi. Questo qua sotto, eh? Sì. Mi sa di sì, 0 su 4, quindi dobbiamo fare 4,20. Allora, io direi che come 4,20 possiamo andare a fare 1 qua sotto, 2 qua sotto e poi vediamo. O forse ci conta in realtà anche i pirati che picchiamo, quindi vabbè. Andiamo a prendere le risorse intanto che sono là libere da prendere. E poi ci occupiamo del resto. Andiamo a farci dare dei soldi dal porto che ci darà perché abbiamo esplorato la sua mappa. Era. Ok, erano qua. Ok, 26. Che è molto buono, contando che certe volte distruggendo delle navi ci dà 26. Però conta sempre 0 su 4. Ma probabilmente raccogliere solo le provviste non conta come evento. A quello non avevo mai fatto caso. Will be crushed. Eh sì, ma cosa ci guadagniamo dal distruggere la fazione nemica? Boh, un Kaiser. 26, allora andiamo un attimo a vedere il porto, com'è la situazione, ci facciamo dare un po' di soldini e poi andiamo a picchiare i pirati. Allora, no, non voglio andare qua, volevo andare prima qua. Al giro degli esploratori, ottimo. Qua cosa ci dà? Grapeshot? Ce l'abbiamo già. Hullcracker, Flamethrower, Barshot. Ok, le altre cose sono sempre stesse. Ah, Gargoyles? Non me lo ricordo, Gargoyles. When triggered, spew out fire in multiple directions. Useful for dissuading boarding attempts. Can only be used once per battle per side. Ah, ok. Harpoons? Ok, Automatic Winch già ce l'abbiamo. Ma non mi. Non mi interessano particolarmente in questo momento. Cioè, l'unica al massimo è Hull Armor, ma. Farei magari qualche upgrade poi più tardi della nave. Per Repair Speed magari o Hull Crack Resistance. Deck reinforcement.
Facciamo un full crack resistance qua, dai. Con i soldi che abbiamo appena guadagnato. Tanto abbiamo visto che ce lo mantiene quella. E andiamo a picchiare questo pirata qua, a questo punto. È più vicino. Poi andiamo più tardi dai forti o quel che è. Ok. Ok, niente blueprint da prendere. La nave ci sembra più piccolina della nostra attuale. E facciamo che tenere una linea di questo tipo. Vada. Loro cercano di avvicinarsi, ma noi cerchiamo di allontanarci, perché sono anche in 6 e quindi non è da trascurare la forza del loro equipaggio. Sono tutti là, speriamo di fare un bel po' di danno. Ottimo. Aia. Ok, ha riparato almeno il crack là. Ma stanno calando giù a picco come niente. Non è che fossero poi così forti questi piratozzi qua. Oh, vai a riparare, vai a riparare. Cioè, più che altro è spegnere. Ah, io mi sono preso anche la scossa. Sembra di sì. Sono andati, ok. Quindi stiamo tranquilli, volevo andare a far curare lui, ma siamo a posto, dai. Non abbiamo preso neanche quasi danno, ottimo. Speriamo che ci dia un po' di soldi, se non altro. 46, buono, dai, ci ha dato più che il capo pirata degli altri. Ok, andiamo a farci curare. No, vabbè, non è necessario. Andiamo ad attaccare quel forte lassù. Dai. Facciamo così. Conta come evento quello, conta come evento, sì. Ok, proviamo. Allora, qua dobbiamo girarci intorno, dobbiamo... Ah, sono soltanto in 4, vero? Sì. E quella non serve a niente, questa non serve a niente, quindi tu vai qua. Ma questo non so quanto serve, ma proviamo lo stesso. E ci avviciniamo per forza, sì. Ah, tu cura lui? Ma già il danno comunque che ci fa. Questa volta avrei gradito magari provare a tirarlo giù, se possibile, il forte. Piuttosto che... Ok. Ah, due sono andati, mi sa. No, ma non del tutto, perché sono ancora abbastanza forti. No, broken until repaired, quindi se noi spariamo su... Scusa. Ok, su questo e su questo. No, tu vai a curare un attimo loro. Tu ripara, ripara qua perché sennò si è messi male, ok? Cura, cura, spegni.
Brace. Non è così semplice me la sciogliere tutti da distrutto comunque. So che avvicinarci, ma mi sembra una cosa più sensata che tirare giù, anche perché continuano costantemente a ripararlo. Sono troppo veloce a riparare rispetto alla velocità a cui noi distruggiamo. Ci sta andando la piccola nave comunque qua, eh. Qua tutti i bravi a ridere e scherzare, ma dobbiamo avvicinarci in fretta anche. Dai, dai, porca miseria. Oh, ho sbagliato tutto. Dai, per piacere, che qua siamo in una situazione proprio tragica. Allora, tu vai qua. No, tu, non tu. Tu ho detto. E niente, lui è andato. Stupido di uno. Ma cosa c'è? Ce n'è ancora di miei o cosa? Ah no, c'è lui? Ma è meglio che ci moriamo a questo punto, non so cosa dire, ci sono morti tutti. Cioè, abbiamo vinto, ma a che prezzo? Abbiamo anche guadagnato 100, ma a che prezzo? Sono morti tutti, davvero, ed erano di livello massimo. E non abbiamo più nulla. Abbiamo sbagliato, è stata la cosa più sciocca del mondo. Ciao a tutti e buona serata.